Buongiorno, giorno 11, siamo sempre in Normandia e stiamo sempre visitando alcuni punti importanti dello sbarco in Normandia. La località scelta oggi è Pont du Roc. Pont du Roc, che è, provo a semplificarvela perché è un po' complicata la cosa. Allora, praticamente, se vedete, qua c'è tutto un appezzamento di terra con tanti crateri. Qui praticamente erano state posizionate quattro batterie da parte dei tedeschi, quattro fortificazioni con bunker dei tedeschi, ed erano state munite di quattro cannoni da 155 mm rubati ai francesi. In più c'erano anche delle mitragliatrici ai lati della montagna e praticamente i tedeschi stavano appunto proteggendo la costa. Sotto ci sono 30 metri di scogliera, dopo vado più avanti e ve la faccio vedere. E diciamo che sì, avevano creato questo punto di difesa, ma non l'avevano rafforzato più di tanto perché non pensavano che potesse arrivare un attacco da parte degli alleati dal mare, e quindi avevano concentrato quasi tutti le loro truppe verso la città, verso i paesi, i borghetti che ci sono di là. Cosa succede però? Succede che qualche ora prima dell'attacco gli americani, quindi all'alba, iniziano a concentrarsi sui punti strategici, quindi iniziano a bombardare queste batterie. Finito questo bombardamento, ne sono stati fatti due, partono i ranger. Il compito dei ranger, anche se erano suddivisi in plutoni, in battaglioni, era quello di riunirsi una volta arrivati sulla costa, ma viste le difficoltà ogni soldato sapeva il compito che doveva fare, perché una volta arrivati sulla costa lo scopo di questi reparti speciali era quello di neutralizzare l'artiglieria e favorire quindi l'arrivo di altre truppe e quindi poi proseguire nell'entroterra. Cosa è successo però? Il fatto che nelle ore precedenti e nelle settimane precedenti dell'attacco ci furono così tanti bombardamenti per andare a rompere le scatole a questa postazione, il paesaggio era devastato da questi crateri che continuo a farvi vedere. Quando loro sono arrivati qui, quindi sopra il... Io sto facendo avanti e indietro perché è pieno di gente. Sono arrivati qua in cima alla costa e non riuscivano più a orientarsi perché il paesaggio aveva subito talmente tanti bombardamenti e quindi tutto il loro studio a memoria che si erano fatti hanno dovuto improvvisare. Però avevano riconosciuto le postazioni, quindi un po' alla volta sono riusciti a disinnescare questa artiglieria. Spero di essere stato abbastanza chiaro, semplice. Adesso vi faccio vedere come sono fatte queste postazioni. 3, 2, 1. E questa qua è la prima postazione. Qui sopra sarà montato il cannone da 155 mm. Qui erano postazioni di riposo, praticamente si sedevano qua, vi faccio vedere. Altre due nicchie sono qui, una di fronte all'altra, pazzi. E poi ce n'è una qui, vabbè, c'è, la faccio vedere così, dove potersi anche sdraiare o depositare qualcosa. E ancora qui ce n'è una bassa, adesso è piena d'acqua, vedete? Questa qua è bassa e qui molto probabilmente si sdraiavano. Diciamo questo qua è il primo livello. Dopodiché si scende, si può scendere anche dall'esterno. Si va a un altro livello sottoterra, vi faccio vedere anche una cosa
questi fori qua, uno e due, sono dei fori di aerazione. Praticamente quando sia per il livello sotto più che altro e sia per il livello sopra quando sparavano i cannoni per far uscire i fumi. Si va sotto e vi faccio vedere adesso. Questa qua è una scala, la prima scala dove si scende, lì la seconda scala, e di fronte alle scale ci sono queste fessure con questa armatura in acciaio con delle fessure dove in caso di attacco nel bunker si posizionavano e potevano sparare. Ecco, spero si sia visto qualcosa, ma dato che c'è gente bisogna insomma rispettare anche loro. Tutti vedo molti che si allontanano, smettono di parlare con quello basso per giustamente non disturbare forse quello che dico. Questa è la vista che si vede da questa postazione, è la più elevata. Siamo sopra il bunker che vi ho fatto vedere. Quella lì è il punto più estremo dell'isola ed è il primo obiettivo che era stato individuato per i ranger, perché era quello più visto che qua c'è la spiaggia bassa e con la bassa marea, insomma era quello più favorevole per iniziare l'attacco. Voi adesso non so se vi rendete conto, ci sono 30 metri di altezza comunque dalla scogliera, dovevano arrivare lì e arrampicarsi con le corde, tant'è che in quella zona lì è stato fatto anche una specie di monumento. Se volete farvi un'idea, cercate il posto Pont du Hoc tramite Google su immagini e vi rendete conto dei buchi che ci sono qua nel terreno. È impressionante. Voglio di nuovo essere chiaro, io non voglio essere nessun divulgatore storico, sto cercando di fare questo viaggio come un'esperienza personale, e siccome volevo fare un video di questa esperienza e condividerlo, quindi se volete altre informazioni più dettagliate andate sempre su internet, o se volete confrontarle, però può essere che qualche dettaglio mi sia sfuggito, ma ripeto, non sono uno storico. La nostra visita a Pont du Hoc è finita, adesso proseguiamo la seconda tappa, che è sempre collegata a questo attacco che c'è stato da parte dei ranger per liberare appunto questa costa. Ve la faccio vedere appena ci arriviamo. È tutto collegato il tour di oggi, per dare anche un senso cronologico storico. Quindi adesso proseguiamo e andiamo alla seconda tappa. Ciao. Abbiamo fatto mezz'ora di macchina circa, ci stiamo spostando sempre verso ovest e siamo giunti a Utah Beach per vedere un altro memoriale. Utah Beach è la terza spiaggia dopo Omaha Beach, dove siamo campeggiati noi, e Gold Beach, e che sono dalla parte est in questo momento rispetto a noi. Adesso siamo a Utah Beach, vediamo questo memoriale, dopodiché poi proseguiremo in un paesetto che è diventata famosa perché è stata la prima città liberata a seguito dello sbarco in Normandia, ed è anche famosa perché un paracadutista durante l'operazione dello sbarco è rimasto incagliato nel campanile di una chiesa. Quindi adesso vi faccio vedere questo memoriale che c'è a Utah Beach e poi proseguiamo. È finita, è stata molto breve perché vabbè, a parte al museo e questo memoriale dedicato ai marinai non c'è nient'altro. Abbiamo preferito non entrare nel museo perché quello principale, quello più importante,
l'abbiamo già visitato. Questo anche perché si prevedeva di dal nostro programma di viaggio di rimanere qua fermi 2 giorni e visitare il più possibile. Intanto è passato un mezzo militare in rappresentazione americana. Stiamo correndo, ma non troppo, perché domani mattina partiamo per avvicinarci alla parte conclusiva del nostro viaggio, ovvero Mont Saint-Michel e una parte della Bretagna, dopodiché poi a casa. Adesso stiamo andando alla macchina e ci vediamo alla prossima tappa. Altri circa 20 minuti di viaggio, ci siamo spostati nell'entroterra perché qui c'è uno dei luoghi anche importanti riguardanti lo sbarco in Normandia. Siamo in un borghetto, aspetta che qui abbasso che stanno facendo le riprese, e ovvero siamo in un paesotto che non mi ricordo più il nome, è di Saint Mary and Glade, cosa del genere, Saint Mary and Glade, non mi ricordo. Questo paese è famoso, perlomeno viene ricordato, perché durante lo sbarco in Normandia, mentre la costa veniva attaccata, che ce l'abbiamo da quella parte lì, veniva attaccata dalle navi e dalla fanteria, c'erano gli aerei nel frattempo che entravano nell'entroterra e facevano paracadutare i paracadutisti. Questo per riuscire ad entrare nelle retrovie dell'esercito tedesco. Anche qui ci fu un po' di casino perché diversi aerei trasportavano diverse compagnie, ogni compagnia aveva un suo compito, doveva atterrare in determinate zone dell'entroterra. Vuoi che il meteo non era sempre favorevole, vuoi che c'era un bel bordello, vuoi che c'erano anche postazioni di difesa dei tedeschi che sparavano, alcuni paracadutisti andarono dispersi oppure atterrarono, diciamo così, in zone ben lontane da dove dovevano cadere, e molti si sono ritrovati anche da soli. Sto facendo questa premessa perché siamo appunto in questo paese dove è diventata famosa la storia di un paracadutista americano, il quale appunto una volta che si è paracadutato nella discesa è rimasto poi incagliato in un campanile, adesso vi faccio vedere perché hanno rifatto la ricostruzione, della chiesa qui del posto. Ovviamente rischiava di rimanere lì, fa ridere un po' la cosa perché adesso vi dico poi come si è liberato e come si è salvato. Rischiava di rimanere lì appeso perché se avesse tagliato le corde del paracadute sarebbe caduto prima sul tetto della chiesa, poi c'erano altri tetti e più l'altezza, insomma si sarebbe fatto male sicuramente. Insomma, passarono i giorni, i tedeschi passavano di qua perché stavano indietreggiando, perché dalla costa arrivavano, e lui per salvarsi si faceva credere morto, quindi vedeva i tedeschi che passavano, i tedeschi che ridevano, lo prendevano in giro e lui si faceva credere morto, fino a quando un giorno un tedesco decise di tirarlo giù, un tedesco che passava, lui si faceva sempre credere morto, appena toccato a terra si è messo in fuga e si è salvato. Fa ridere la cosa perché è rimasto appeso, ridere per sdrammatizzare, perché è stato furbo sostanzialmente, si è fatto credere morto. Adesso appunto vi faccio vedere il tutto così capite anche perché non era facile cadere. Per chiudere la parentesi, poi lui si unì alla compagnia, alla sua compagnia e ovviamente all'esercito che stava arrivando dalla costa. In questo paese non c'è nient'altro di importante se non questo fatto storico e il museo dedicato quindi all'aeronautica. Vi faccio vedere la chiesa e il paracadutista.
avete fatto caso, nelle immagini poco fa, prova a ingrandire un po', questa qua è la rappresentazione storica del paracadutista che è rimasto impigliato lì nel campanile. Ovviamente è un manichino, non fate come Gaia che pensava fosse ancora quello. Dio mio. E quindi vedete, se avesse tagliato le corde del paracadute sarebbe atterrato su quel tetto lì e poi doveva scendere in qualche modo. Adesso facciamo giusto un break qui, spettacolare, anche molto carina l'idea rievocativa di lasciare a ricordo, quindi un manichino vestito da militare appeso per ricordare l'evento. Adesso noi appunto facciamo questo break, poi andiamo a visitare altri borghetti qua intorno che non sono molto significativi per quanto riguarda la battaglia dovuta allo sbarco in Normandia. Qua appunto dovevamo passare assolutamente perché sapevo dell'esistenza di questa chiesa con questo militare, con questo manichino appeso, però appunto questa qua sapevo anche che era una visita breve. Adesso vado a sedermi, vado a raggiungere anch'io gli altri al bar, poi ci rimettiamo in macchina, il tempo si sta nuvolando, vediamo se c'è altro da farvi vedere, se ci vediamo dopo bene, altrimenti ci vediamo direttamente domani. Ciao belli. Altri 10 minuti di macchina, stiamo proseguendo sempre verso l'ovest estremo, siamo arrivati adesso in un paesotto che Alessandra ha trovato su internet, il paese di 128 abitanti, è questo? E questo qua è il paese di 128 abitanti? No, non è questo. Questo paesotto, questo borghetto tipico caratteristico, adesso proverò a farvelo vedere perché mi sono reso conto che ancora non ho fatto vedere i borghetti, come sono fatti, è famoso più che altro per l'esistenza di un faro che adesso vi farò vedere da lontano. Questo faro è stato fatto nel 1837. Nel 1837 con una pietra particolare ed è stato creato perché per aiutare le imbarcazioni, stanco, non riesco neanche a parlare, per aiutare le imbarcazioni che affondavano, naufragavano a causa delle forti correnti, quindi il faro gli aiutava a tenersi a debita distanza, insomma faceva il faro. Adesso ve lo faccio vedere. Altri 15 minuti di auto, non siamo più andati a vedere il paese della quella piccola comunità di composta da 128 abitanti, ci siamo spostati proprio perché faceva fare troppe deviazioni, ci siamo spostati quindi di circa questi 15 minuti di auto rispetto a prima, siamo saliti ancora su. Perché Alessandra nel frattempo, dato che non sapevo che avesse cancellato quella meta lì della località di quel borghetto di 128 abitanti, ha trovato una falesia, quindi siamo qua in alto, vista oceano, sempre in questo spiazzo c'è anche un ristorante. Faccio velocissimamente perché ho il 9% di batteria. Praticamente da dove eravamo noi si fanno questi circa 15 minuti di auto, si parcheggia, si fa tutto quel pezzo lì a piedi. Io ho parcheggiato laggiù, là, quelli là sono camper.
ho parcheggiato lì, siamo venuti, quindi abbiamo fatto qua, mega spiazzo, ristorante, falesia, guarda lì, e poi c'è tutto il giro rotondo che vi fa sbucare lì. Adesso sto aspettando le matte perché io non avevo voglia di camminare, sono stanco. Penso questo qua sia l'ultimo video della giornata perché il cellulare sta per morire. Abbiamo adesso 1:20 di strada per tornare al campeggio, arriviamo, mangiamo, sbaracchiamo quello che c'è da sbaraccare, quel poco, perché non abbiamo montato tutto, abbiamo solo montato due teli e i tavoli per pranzare, e sbaracchiamo tutto. Domani mattina con calma, molta calma, ci mettiamo in viaggio e andiamo in direzione di Mont Saint-Michel, dove 5% di batteria, dove praticamente rimarremo due giorni. Da Mont Saint-Michel vedremo ancora una parte di Bretagna e da lì poi andremo verso casa con tappa a Bourges, dove stiamo aspettando ancora la risposta di un campeggio perché non abbiamo prenotato nulla per il ritorno, e da lì poi andremo a casa, perché da Mont Saint-Michel a casa nostra in Trentino sono ben 13 ore. Ciao belli, spero che i video vi stiano piacendo, se è così mettete un bel like, commentate, fatemi sapere la vostra, un bacio, ci vediamo domani, ciao!